perché stiamo aspettando il traghetto per andare in Croazia. Non so se ve l'ho detto, ma questa settimana sarò in centro, tutto in Croazia, con la mia famiglia. Questo sarà il mezzo con cui gireremo la Croazia. Quello, altro che dobbiamo prendere, quella, questo, la mia macchina, il cane, la mamma, lo zio. Ah, stiamo andando in vacanza. Dopo 11 mesi di vacanza ci voleva una settimana. Che cazzo? Allora, per chi non lo sapesse, papà vieni qui a spiegare la tua battuta. No, non è una battuta. Dopo 11 mesi di vacanze in Asia. Perché lavori? Perché lavoro in Asia, cioè. E non fai niente. E non faccio poco. Ecco. Adesso ho una bella settimana meritata con la mia famigliola. Ci sta. Ci sta, da Dio. Bene, che sciai, che figo. There's a road that leads to pain. If we go down it, there's a chance we won't make it back. We better move. Siamo appena arrivati. Preparati, c'è una bomba. Così noi andremo in spiaggia qui, poi slowly watch as the sun rises, I'll fall asleep instead. This is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. When it's only you and me. Papà è andato. Uno, stiamo gonfiando la ciambella e poi mi butto anch'io. Stanotte c'è stato un sacco di mare. Che ha reso il mare grossissimo. Però va bene così perché ci sta. Ho già ventilato il sentore, fa di caldo, c'è un caldo assurdo. Adesso stiamo andando a mettere giù le cose in spiaggia, cioè andato il papà e poi andiamo anche noi perché sta arrivando un po' di gente, allora ci prendiamo un po' di posto. Ci siamo al mare, che è la spiaggetta che si vede dal balcone. In realtà non c'era un tempo bellissimo in questo momento, però giuro che prima c'era strabel tempo, infatti ho fatto anche il bagno, qui c'ero io, proprio a mezzo. Papà! Dimmi. Dove stiamo andando? Mangiare. Cosa? Pesce, penso. Wow! To belong in your arms. Stiamo andando in Darsena dal comune perché oggi andremo in una spiaggia con in una spiaggia in un'isola che ha metà spiaggia rocciosa e metà spiaggia con la sabbia bianca. Non so il nome, che però io sono con il mio salvagente perché non so se ve l'ho detto, però io ho paura di nuotare in mare e poi adesso col discorso degli occhi non posso entrare, cioè non potrei fare il bagno, quindi è l'unico modo per fare il bagno senza bagnarmi gli occhi. È una vita. Allora prima me è caduto il cappello in acqua e ora è il turno dello zio. Stiamo cercando di recuperarlo. I was told that you belong
Non so se vedete, ci sono un sacco di pesci. Stiamo tornando a casa, abbiamo appena fatto la salita, un sacco. Oggi niente, niente, come si dice, niente gommone, perché a parte il fatto che siamo tutti bruciati, ma anche perché andiamo domani, siamo via tutta la giornata, facciamo una cosa più impegnativa. E quindi siamo stati lì sotto la pineta, così di caldo appunto. E nulla, guarda i vecchietti sono qui. Vecchietti, salutate! Stiamo andando a cenare, abbiamo appena percorso 3700 gradini da Kenti, nei quali sono anche caduta, e ora siamo alla ricerca del posto che abbiamo trovato ma che non sappiamo dov'è. Spiega, andiamo solo a mangiare. Ok, oggi stiamo andando a fare un giro in gommone come gli altri giorni, tranne ieri, no, vabbè, e stiamo andando in un'isoletta a fare il bagno, anche se non dovrei, però non importa. E niente, speriamo, c'è il mare mosso stamattina, il tempo faceva abbastanza schifo, adesso si è aperto un pochino la giornata e quindi è più carino, il mare è un po' mosso ma non importa, andiamo lo stesso. È l'ultimo giorno e oggi non siamo in spiaggia perché stanotte c'è stata la bora e quindi non si è riusciti a dormire. Ora siamo tipo in un... Ora siamo nel porto, quello dall'altra parte, perché non c'è vento. Ma c'erano 17 gradi stamattina. Forse oggi pomeriggio andiamo in spiaggia, ma non sono sicura. E vedremo dopo. In tempesta, no, anche un po' un mare abbastanza mosso, stiamo andando via in gommone perché si è tutto abbastanza calmato e in realtà prima era molto molto più mosso, ora è ondulato diciamo, e quindi rischiamo e andiamo a farci l'ultimo bagno fuori.